pesca, nautica e turismo potranno tirare un altro sospiro di sollievo perché, come promesso, il dragaggio effettuato fino ad oggi è stato solo un punto di partenza. L'ufficio circondariale marittimo di Fano ha infatti autorizzato con un'ordinanza la ditta Arenaria di Bologna ad eseguire lavori aggiuntivi al porto che consentiranno di asportare ulteriori 11.000 metri cubi di fanghi grazie ad una collaborazione tra pubblico e privato. Ad illustrare il nuovo intervento sono stati l'assessore Paolini, i tecnici comunali e il sindaco di Fano Massimo Seri che durante una conferenza stampa convocata oggi in area portuale ha voluto ricordare le parole di Marco Pezzolini, direttore di Comarpesca, rilasciate alla nostra redazione durante un'intervista sempre in merito al dragaggio. Un rappresentante del mondo della marina ha detto: speriamo che non sia la prima tappa un arrivo, ma sia un punto di partenza. E oggi con soddisfazione dico che già siamo alla seconda tappa, un ulteriore intervento che dà una risposta, anche questa molto importante, perché si va a risolvere un problema in un'altra zona molto critica per la sicurezza e la navigabilità del porto. Ovviamente è una tappa in più che non era prevista nel nostro cronoprogramma. Nello stesso tempo stiamo già lavorando per sensibilizzare la regione, ma con delle proposte concrete per arrivare ad un'organizzazione duratura negli anni per una manutenzione ordinaria, perché la vera sfida che mi sono dato è proprio questa. Ma oggi stiamo raccogliendo i frutti di mesi di lavoro. È stato un lavoro di squadra, ha proseguito il sindaco, e questo intervento è stato reso possibile grazie ad un ribasso di circa il 30% offerto dalla ditta che si è aggiudicata i lavori e che corrisponde a 181.000 euro. Con questa cifra è stato esteso il progetto iniziale. Quindi, oltre ai 25.000 metri cubi di fanghi dragati di recente, verranno portati in Ancona altri 9.250 metri cubi di sedimenti. I lavori interesseranno la parte interna del bacino di evoluzione, permettendo quindi l'accesso alle darsene dove spesso si presentano delle secche che rendono difficoltosa la navigazione. Un intervento che poi si estende anche alle parti in gestione a Marina dei Cesari, a spese di Marina dei Cesari, ma noi consentiamo di portar via ulteriori 2.000 metri cubi proprio dall'imboccatura a quel bacino, ed è un intervento importante anche per la funzionalità del porto turistico. Dunque quell'intervento, ancorché a carico del soggetto privato, viene legato al nostro e tutti questi sedimenti vengono accolti nell'area fuori il porto di Ancona. Per Marina dei Cesari quale sarà il costo dell'intervento? L'intervento totale, analisi più il dragaggio, sono quasi 60.000 euro. Proprio nella parte iniziale, dove poi arrivavano e scivolavano le sabbie, quelle che sono state dragate dall'area comunale, noi eravamo tornati a 2,20-2,40 m. Questa operazione ci riporta a 3,50 m. Fino a quando potrà durare poi questa situazione? E dipende da quanto riusciranno a mantenere il resto del porto, perché noi è una conseguenza, noi non siamo direttamente coinvolti, però se il resto del porto si riempie, alla fine le sabbie scivolano verso la marina.